Se non mangio carne, le proteine dove le trovo? Ma riesco a trovare tutti gli amminoacidi essenziali nel mondo vegetale e nella giusta quantità per coprire il fabbisogno giornaliero? Le proteine si trovano in tutti i cibi, addirittura anche nella frutta, nella verdura, nei cereali, nei legumi e in tanti altri cibi di origine vegetale. Ormai è una nozione superata quella che le proteine e gli amminoacidi nobili essenziali si trovino solo ed esclusivamente nei cibi di origine animale. Questo perché sappiamo, banalmente, che combinando tra di loro cereali e legumi è possibile ottenere un piatto nutrizionalmente completo, che non abbia nulla da invidiare a una fettina di carne o un pezzo di pesce. I cereali, si sa, sono carenti di un amminoacido, la lisina, un amminoacido essenziale. I legumi sono carenti di metionina. Il trucco più banale è quello di abbinarli all'interno dello stesso pasto o addirittura semplicemente all'interno della stessa giornata. A questo punto gli amminoacidi dei cereali vanno a complementarsi con gli amminoacidi dei legumi e otteniamo un piatto nutrizionalmente completo. Questo vale anche se sono uno sportivo? A maggior ragione, sì, sportivi addirittura di elevato livello, agonisti, possono tranquillamente seguire un'alimentazione addirittura vegana e ce lo dice per esempio l'American Dietetic Association, grossa società scientifica americana, che già dal 1987, quindi ormai sono diversi anni, e successivamente l'ultima posizione ufficiale è quella del 2009, ci dice che diete vegetariane o vegane ben bilanciate, varie ed equilibrate sono salutari in tutti gli stadi del ciclo vitale, ed inclusi gravidanza, allattamento, svezzamento, negli anziani, negli sportivi, per cui non c'è assolutamente problema. Chiaro, bisogna ben costruire la propria alimentazione. Questo vale per i vegetariani, vale per i vegani, ma addirittura di solito vale molto di più per gli onnivori, che pensano di avere un'alimentazione varia, bilanciata e non monotona, e invece molto spesso hanno un'alimentazione più ristretta e meno equilibrata rispetto ai vegetariani e vegani, che di solito ne sanno molto di più in tema di alimentazione.